benvenuti in un nuovo video. Scusate la faccia da appena svegli, ma è lunedì mattina e inizia un nuovo vlog. Volevo fare un video che si intitolerà qualcosa tipo una settimana con noi, quindi tornano i weekly vlog che vi erano piaciuti un sacco anni fa quando li avevamo cominciati. Poi erano durati solo 4 settimane, però vabbè, intanto ne facciamo uno. E passerete tutta la settimana con voi, con noi, per vedere com'è vivere una settimana da infermieri in Inghilterra. Anche chi non è infermiere magari interessa giusto passare il tempo con noi. Sono appena svegliata, ho lasciato qua i vestiti ieri sera, mettiamo i vestiti che hanno appena finito in asciugatrice e faccio partire un'altra lavatrice. Fatto! Luca intanto sta preparando la colazione. Indovinate chi è che stamattina mi ha chiesto di fare il saluto al sole appena svegli? Io. Chi? Io. Lui. Proprio lui. Abbiamo fatto infatti un pochino di yoga. Perché mi ero ricercato ieri a fare yoga, allora mi ha detto se lo yoga me l'ha fatto mi curerà anche. Esatto. Un problemino qua dietro. Aveva esagerato un pochino. Ci ha preso gusto con yoga. Infatti se lo fa Luca vuol dire che qualcosa fa di buono fa. Provateci. Adesso il mio tè è pronto, eccolo qua. Cosa mangerò? Mangerò dei cereali. Luca si è fatto il Weetabix e buona colazione. Eccoci, noi siamo appena tornati dalla corsa. Oggi è primavera, infatti ho messo i leggings, quelli primaverili. E adesso facciamo un po' di yoga. Facciamo 20 minuti di yoga post corsa per atleti, ecco. Luca qua con me. Si chiama post-traumatico. Post-traumatico. Luca ormai... sempre yoga, vero? Basta, non è che adesso mi incomincio a mettere anche i rossetti. Ecco, con queste battute lo fai apposta per tirargli insulti, vero? Allora, sono dell'idea che bisogna anche sapersi non prendere troppo sul serio, no? Per cui... E poi, cioè, secondo me, le battute funzionano sulle cose che sono dei tabù, no? Esatto. Altrimenti non fanno ridere. Il black humor. Ma non solo il black humor, si ride su tutto. Io sono per la libertà di espressione totale, però non voglio parlare di politica perché... altrimenti poi ci tolgono i soldi. Comunque, ho fatto 1 ora e mezza di corsa oggi, che è il record, però c'era una bella giornata. Ma lascia perdere, quando avevo 17 anni me ne facevo 4. Di corsa? Nel senso, facevo un po' di pausa, però riuscivo a fare 4 ore. Beh, e infatti adesso, prossimo obiettivo, la mezza maratona, chissà, vabbè, cose personali, niente, no, sto per dire una cosa personale, mi hai interrotto, basta. Non lo saprete mai! Vabbè. Adesso vai con yoga, me la faccio dire in privato. Vi volevo far vedere questo gioco a cui mi sono appassionata. Com'è che si chiama? Adventure Capitalist. Adventure Capitalist, proprio noi che siamo contrari al capitalismo. Ci siamo appassionati a questo gioco, anzi io mi sono appassionata a questo gioco. È la cosa più stupida del mondo. E niente, si comprano tipo cose, tipo si parte con le cose e coi cosci. Si parte con un chiosco di limonata, poi il giornalaio, il car wash, la pizzeria e si arriva sempre più su. E più ne compri più guadagni più ne compri, eccetera, eccetera. È divertente. Comunque noi abbiamo abbandonato, sì lo so dov'è il Jersey, ma non mi trasferisco in Jersey. Abbiamo abbandonato la spesa, siamo appena tornati dalla spesa, abbiamo fatto 2 borsoni di spesa per 36 sterline, tra cui questa confezione di, questa scontata tra l'altro perché scade, ma io la congelo e la userò a Pasqua, di lamb agnello praticamente, sono queste fette d'agnello. Molto buono. Vabbè, la baghettina, una confezione di acqua frizzante, perché adesso che ho preso a bere un po' di espressi, ogni tanto mi piace bere l'acqua frizzante subito dopo l'espresso. Poi vabbè, il bacon per farci i nostri bagel o per far la colazione. Poi qua un po' di roba sana, ad esempio queste mousse. Queste sono la fine del mondo, fatemi sapere se ci sono in Italia. Sono mousse al cioccolato bianco, buonissime. Poi frutta, bagel, uova, pane in cassetta. Ah, questa ve la voglio far vedere. Non so in Italia se è già arrivata la nuova Coca-Cola Zero gusto nuovo, new taste. Cos'è questa? Questo è il burro d'arachidi di Luca. Abbiamo le gocce di cioccolato,
per fare un'altra torta, anzi dei muffin, dopo ve li faremo vedere in questo vlog, li vedrete. Questi yogurt qua sono buonissimi, sono fatti tipo con vera frutta frullata, buonissimi, della Feige. C'è poco zucchero e sono deliziosi. Ma eccola, è lei, la maionese al tartufo, era in offerta, l'ho voluta provare. Ta-da! Ciao weekly vlogatrice. Weekly vlog. Cosa fai che mi fai video mentre faccio queste faccende da massai? Beh, ci vuole della massa. Esatto. Come va? Bene, bene. Luca sta preparando la cena. Io nel frattempo ho svuotato e piegato tutte le due lavatrici asciugatrici Mamma di mia. Oggi. Quanto sei brava. Quanto so brava che ti lavo i vestiti, hai visto? Mi lavi anche i vestiti. Comunque, cosa hai preparato oggi per cena? Non è che ho preparato, io ho seguito le indicazioni. Idea per la cena. Ho messo gli spinaci, pomidori. Questa forse è un po' troppo. Vabbè, intanto lasciala lì. Comunque, qui ci abbiamo... è la cena svedese questa. Esatto, idea per la cena, per chi volesse provare, cena svedese. Ok, perché noi l'abbiamo mangiata in Svezia, sta roba. È vero. Dunque, abbiamo lì Mr. Salmon, che è il re in sostanza. Beh, sì. No, proprio, diciamo che è il principe. Qui perché abbiamo... salmone si può mangiare anche in altre ricette, ma... Esatto, qui sì. C'è il salmone. Il principe, poi ecco. Stiamo facendo il purè. Che con... è la regina, la patata, ovviamente. Le polpette svedesi. E basta. Adesso continuiamo a fare il tutto, dai. E vi facciamo vedere com'è finito. Il salmone lo facciamo solo in padella, tipo... proprio alla piastra. Esatto. Ci siamo. Ci siamo, olè. Non è proprio finale. Prendi in mano. Non è proprio cosa. Ta-da! Non è proprio la presentazione migliore. C'è un tozzo di pane. Vabbè, quello a mano. Un po' di polpette che sono leggermente overcooked, un po' troppo cotte. Salmone decongelato, però sempre buono. Le polpette non le abbiamo fatte noi, si trovano polpette svedesi già, cioè, pronte, congelate. In ogni dove. E il purè, quello sì, l'abbiamo fatto noi, con le patate al microonde. E poi, vabbè, salsa di mirtilli, e Luca ha messo anche un po' di maionese per gradire. Ora proviamo questa nuova coca. Esatto, stavo per dirlo, proviamo la nuova Coca Zero. Dai, vediamo se la coca risponde alla Pepsi. Vai. Molta schiuma, molto schiumosa. Hanno migliorato. Non è male. Dici però, che ci hanno gli scienziati per migliorare la forma. Però resta un retrogusto, quel retrogusto di chimico. Di cosa? Di bacche di vaniglia? No, vince ancora la Pepsi Max. No, sai quanti milioni hanno speso per cercare di migliorare la formula? No, mi spiace, assaggia. Assaggio anche io da te. Dammi. Buonina, ma buono, meglio la Pepsi. Bravi, bravini, ma sono meglio la Pepsi. Mentre faccio il video. Comunque, noi abbiamo appena finito di fare allenamento, io sono venuta giù a fare yoga perché Luca stava facendo il suo allenamento di sopra, e quando lui fa il suo allenamento è un casino, urla, sbatte in giro i pesi, non riesco a concentrarmi sullo yoga. E è martedì, oggi è il secondo giorno di questo weekly vlog, sono le due, non abbiamo ancora mangiato niente perché abbiamo pulito tutta casa stamattina. Adesso stiamo aspettando il furgone di HelloFresh che ci porta il pacco con tutto il cibo per la settimana. Come sapete, se ci seguite, abbiamo ordinato, anzi stiamo ancora ordinando 5 ricette a settimana da HelloFresh, ci arrivano tutti gli ingredienti per farle e basta. Quindi adesso mi faccio una doccia veloce, poi aspettiamo e vi faccio vedere.
arrivato. Eccoci qui. Devono incartarli un po' meglio questi di HelloFresh. Guardate, lo scotch è messo proprio malissimo. Adesso controlliamo che ci sia tutto. E sì, ci sono tutti i 5 pacchetti e hanno tutti il loro bel sigillo intatto, e più la busta del fresco. Quindi direi che c'è tutto. Ma non è la prima volta che mi arriva con lo scotch tutto spostato di lato. Comunque, eccoli qui. Abbiamo scelto 5 ricette, ve le faccio vedere. Allora, abbiamo scelto il curry con il jerk style chicken e i black beans, quindi fagioli neri e il pollo speziato. Poi questo maiale con una glassa al miele e senape con i porri saltati e le patate. Questa è una delle box che mi ispira di più. Poi maiale e fagioli neri fatti a tacos. Pasta di gamberi speziati, linguine credo che siano, e zucchine. E un curry indiano con, cosa c'è, agnello, riso e spinaci. Eccoci qua. Allora, non sto a entrare troppo nei dettagli perché poi vedrete i piatti. Comunque, vedete, ci sono tutti gli ingredienti, li ho tirati fuori tutti per vedere, come sempre, se manca qualcosa. Perché se manca poi ce lo andiamo a comprare. E basta, stasera dobbiamo scegliere cosa mangiare. Luca è arrivato, adesso ha trovato sto casino e fa: io dove mangio? E si è messo lì in quell'angolino. Cos'è che hai detto? Manca l'ingrediente più importante. Cos'è che manca? L'amore. L'amore, manca la voglia di cucinare. Ma che, quella c'è. Ma no, quella c'è, quella c'è. Altrimenti non si mangia. Dunque, sempre della serie sempre a mangiare, che facciamo adesso? Stiamo facendo dei, come si chiamano, muffin con la patata dolce e il cacao. Quindi ho messo, nel caso voleste farli anche voi, ho messo 120 g di farina, che può essere farina d'avena, farina normale, quello che volete. E poi ho messo 50 g di cacao e un cucchiaino di lievito. Ora vado a frullare 230 g di patata dolce cotta con quanto latte ci vuole? 150 di latte vegetale. 150 di latte vegetale e 60 g di agave, miele, zucchero, insomma quello che avete. Ci eravamo dimenticati. Ci eravamo dimenticati anche nei liquidi 50 g di olio. Ora è pronto l'impasto da frullare. Sì, è pronto, adesso lo frulliamo. Frulliamolo! Viva l'olio vegetale qua. E l'olio vegetale. Il latte vegetale. L'olio può essere olio di cocco, olio di semi. Sempre anche lì quel che avete. Bene. Ora mettiamo, guardate che bell'impasto, che bello. La patata dolce, la batata è una roba assurda. È anche buono. Una manna dal cielo. Mettiamo l'impasto dentro con i solidi e mischiamo tutto bene. Noi quando cuciniamo facciamo sempre un casino. Ma ne vale la pena. Ma poi ne vale la pena. Eccoci qua. Allora, c'è un unico problema che, come vedete, ho dovuto riempire gli stampini perché lui ne faceva 6, ma... Lui chi? Lui cotto al dente, il nostro chef di fiducia, ovvero colui che ha fatto questa ricetta su YouTube. E io ho dovuto metterci 7 stampini perché se no non mi stava neanche. Spero non lievitino troppo, altrimenti andrà un po' dappertutto. Ecco perché ho messo sotto un alluminio. Ma vabbè, l'impasto è buonissimo. Eccoli qui, stanno lievitando. In forno per 22 minuti a 180 gradi. Qua nel frattempo abbiamo messo tutto a posto. Mi sono appassionata all'acqua frizzante e tutto in ordine. Adesso ve li faccio vedere appena pronti. Eccoli qui, guardate che belli. Non sono lievitati tantissimo, quindi sono perfetti. Adesso scottano ovviamente. Li ho appena tirati fuori dal forno, ma hanno un ottimo aspetto. Vi faremo sapere come sono venuti. Ho messo in questo sacchetto i muffin avanzati, stanno sparendo a una velocità impressionante. Io e Luca ce ne siamo diviso uno, poi ci siamo guardati.
mangiamone un altro. Sono veramente buonissimi, vi do un consiglio, se li fate, spero di non aver cioccolato in faccia, comunque vi ho detto di metterli per 22 minuti a 180 gradi, in realtà io li ho tirati fuori, li ho controllati, erano ancora abbastanza crudi, quindi li ho rimessi dentro, magari lasciateli un pochino più a lungo e controllate con uno stuzzicadente. Restano abbastanza umidi perché non sono fatti con, non è pan di Spagna, insomma, c'è una buona quantità di patata, c'è più patata che farina. Quindi restano una consistenza abbastanza appiccicosa, comunque non sono belli morbidi, leggerissimi, ma sono deliziosi. Luca ha detto come li ha definiti, come li ha chiamati, muffin? Devastanti? Mi sa... super, super devastantosi. Mi sa che ha detto devastanti. E niente, quindi provateli, mi avete chiesto su Instagram in almeno 20 nell'ultima ora, mi avete chiesto la ricetta. Non è nostra, l'abbiamo copiata da Cotto al Dente. E niente, basta per stasera, ci salutiamo qua, mi sa, ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è giorno 4, oggi è giovedì della nostra settimana. Ieri non ho ripreso niente perché ieri iniziavamo le notti e quando iniziamo le notti siamo sempre un po' oh, che palle. Quindi niente, però è andato tutto bene, abbiamo fatto una passeggiata fuori, poi abbiamo ci siamo rilassati un po' in casa, abbiamo mangiato, poi siamo andati verso le 6:30, siamo partiti. E le notti sono abbastanza lunghe in Inghilterra, come sapete, se ci seguite, durano 12 ore e mezzo. E quindi sì, sono abbastanza impegnative. Io ho fatto i tacos per pranzo, sempre in ricetta di HelloFresh. Guardate che belli che sono. Ne ho fatti un po' perché ho aggiunto un pochino di carne, così ci avanzano anche per domani, e se no mi sembrava un po' troppo poco. Ole ole ole, adesso mangiamo. Buongiorno, oggi è venerdì, Luca sta cercando qualcosa di da vedere e io ho fatto il Northern Style Curry. Fine. Ciao ragazzi, buonasera, bentornati, bentrovati. Oggi è sabato sera e stiamo per fare una serata con gli amici, sempre serate con gli amici da tempo di coronavirus, perché ovviamente loro abitando in Italia sono in zona rossa. E vogliamo fare quello che a noi piace tanto fare durante queste chiamate, così che abbiamo le mani libere. Tadan! Finger food! Sono le nostre serate finger food. Abbiamo involtini primavera, ne avevo un pacchetto, quindi li ho fatti tutti. Funghi garlic mushroom, funghi all'aglio, qualche anello di cipolla avanzato, un po' di patatine. E tutti questi sono snack indiani. Abbiamo la pizza avanzata da ieri sera, che ieri in reparto abbiamo preso la pizza. Poi abbiamo un po' di salsine, maionese al tartufo che la voglio provare, poi la salsa aglio e erbette di Domino, che Domino è la pizzeria. Poi abbiamo la mango chutney per i cosi indiani e basta, poi un paio di bibite e siamo pronti. Noi abbiamo finito le notti, ieri è stata la notte migliore in assoluto, abbiamo preso la pizza perché era veramente tranquillissimo, finalmente che ora siamo tornati in chirurgia, non siamo più in reparto Covid, ci si può rilassare un attimo, si può tirare un sospiro di sollievo e poi ero con il mio team preferito, grandissimi. Siamo proprio un bel gruppo, quante risate non ci siamo fatti ieri notte, infatti il problema poi di notte è che non puoi far rumore, ma eravamo lì negli uffici, nelle stanzine che... Si rideva, scherzi, pizza party, eccetera. Quindi no, è tornato un bel ambiente di lavoro finalmente dopo tanti mesi. È sempre stato gestibile perché comunque quando hai un bel team, quando ti trovi bene coi colleghi è proprio tutta un'altra cosa. Però la mole di lavoro era pesante. Adesso finalmente ce la... ci stanno chiamando, è ora. Allora, qui ci abbiamo rimasugli da colazione, anzitutto. Ma che sei così? Tutto... Buongiorno, buona domenica, sono le 2 del pomeriggio. Ma si è cambiato l'orario quello? Ah no, non sono le 2, quelle sono le 3. Sono le 3 del pomeriggio. E allora oggi, ma cosa abbiamo fatto questi 3 giorni? Non sono stati? Ma no, l'ho detto ieri, ho fatto un mini video ieri. Hai fatto un video alle mie spalle. Sì, che abbiamo finito le 3 notti e adesso stiamo facendo, abbiamo 4 giorni insieme, quindi... Non lo dire. Perché no? Olè! E niente, adesso è domenica, sono le 3 del pomeriggio e io e Luca stiamo per pranzare con le lasagne perché abbiamo appena fatto forse il record di corsa. Quanto abbiamo corso oggi? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza abbondante.
E quindi niente. C'è venuta voglia di lasagne, visto? Sì, abbiamo delle lasagnette surgelate. Da Natale queste, bellissime. Da Natale, adesso le metto in forno. E poi niente, basta, oggi facciamo giornata tranquilla. Evviva, dai. È la bellezza di vivere in un altro paese, non abbiamo obblighi familiari di pranzi da tre ore. Lasagne surgelate. Pranziamo quando ci pare, in pratica. Mamma mia, che roba. Comunque, no, vabbè, quando potremo tornare poi torneremo. Purtroppo per ora l'Inghilterra ha messo una multa di 5.000 sterline a chi cerca di lasciare il paese. Ne erano 10.000? A te, cioè in due 10.000, 5.000 a testa. Sei sicuro che sia partito? Sì, sono sicura che sia partito. Visto? Ed eccoci come due belli pensionati. Sotto la copertina, sul divano. La domenica sera. Esatto. Adesso guardiamo anche la TV, così siamo posto. Ti è piaciuto il brodino? Ma che brodino? Abbiamo mangiato il curry. Quanti... E la mela cotta ti è quanti piaciuto? Pensionati mangiano? La mela l'hai mangiata fuori. La mela cotta l'ho mangiata. Sapete che poi non ve l'ha detto, ma sta facendo anche un po' di maglia. È vero, c'ho i ferri, ho imparato a fare la maglia. C'è la nostra collega scozzese che gli ha portato. Mi ha regalato tutto il kit per iniziare. Che bravo qui in Britannia che ti regala. Cioè, gli ha detto, c'è una cosa che ho mai fatto, il giorno dopo gli ha portato i ferri. E mi ha insegnato, mi ha messo lì a fare la maglia durante la notte. Esatto. No, comunque, forte, forte. Quindi che resoconto dai di questa settimana? Vabbè, comunque niente, la settimana l'avete vista, io e Luca abbiamo fatto gli stessi turni, che non succede sempre, però per fortuna ogni tanto sì, e basta, quindi abbiamo pensato di portarvi un po' con noi. Fatemi sapere se questo tipo di video, quindi weekly, un po' lungo, vi piace, perché se invece vi annoiate e preferite i daily vlog, esatto. Ovviamente hanno meno contenuti, però ci adeguiamo. Fateci sapere che ne pensate. In pratica, se vi piacciono i daily vlog o noi faremo i weekly. Sì. Se vi piacciono i weekly. Avete capito? Quindi state attenti a quello che chiedete, perché potreste ottenerlo. Potrebbe ritorcervisi contro. Esatto. Bene. E comunque niente, ti è piaciuta sta settimana? Qual è il momento più importante della settimana che ti porti dentro? Qual è il messaggio che hai capito e ti sentirai in dovere? Ma sì, chi se ne frega. Ma chi se ne frega dei messaggi. Queste settimane qua. No, invece devo ammettere che da... Sì, lo ammetto, lo sottoscrivo. Cosa? Cosa di... No, che da 7 anni a sta parte che sono qua, questo è il periodo veramente... Più tranquillo. No, che ho i turni migliori dal punto di vista di turni, riposo, è tutto organizzato perfetto. E poi siamo spesso insieme, proprio una roba bellissima, proprio. Devo ringraziare la mia caposala che finalmente... La nostra caposala. Esatto. Che, cioè, tanto non capisce quello che dico. Però li guarda. Mi dice, non capisco cosa dici, ma cosa dici? Mettiti i sottotitoli, guarda. E no, per la prima volta in 7 anni ho veramente dei turni perfetti che mi... Perché di solito il problema qual è? Che tu vai al lavoro e ti... Sei già alla fame futura, no? Sei già che tra 2 settimane sei incasinatissimo, cioè sti turni impossibili. Ma da perché Luca non vive alla giornata, Luca deve sempre guardare avanti, tipo cosa arriva, cosa incombe e si rovina il presente. È un reflet. Ma che si rovina il presente? Sì, io invece manco so cosa faccio dopodomani, non ho guardato i turni del tutto e quindi vivo alla giornata. No, dai. È una mia forma di, come dire, di... Voglio avere le cose un po' sotto controllo, no? Che cos'è? Il depresso vive nel passato e il paranoico nel futuro. Io credo sono un po' paranoico. Comunque, dai, che pesa. È un lavoro. Cosa che ti pesa? Aia. Cosa che ti pesa? Ponzo. Ah, pensavo io che. No, te la facciamo dai, un po' per uno. Salutiamo. Ci stiamo rimpallando. Comunque, niente. In posto e niente, adesso andiamo a dormire che è cambiata l'ora, quindi si è no stanchi. Che brutto il cambio d'ora, io sono contrario. E va bene, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.